Nella storia dell'Alma Mater è iscritta una lunga tradizione di studi rivolti alla cultura del cibo e della cucina. All'interno di questa tradizione, anche oggi si muovono molti progetti di ricerca che riguardano il cibo e le prospettive ad esso rivolte e che fanno del nostro Ateneo un punto di riferimento a livello europeo e internazionale per la ricerca nel settore dell'agri-food e del bio. Agendo come farebbe un artista, Cultura vuole trasformare in esperienza visiva e commestibile qualche cosa che lo ha coinvolto personalmente, qualche cosa che si trova nel paesaggio da cui lui è partito o nei tanti paesaggi e nelle culture che ha conosciuto. La visione imprenditoriale e la capacità manageriale che attraverso la costante innovazione di prodotto e l'attenzione ai clienti lo hanno portato a raggiungere un successo senza precedenti a livello globale, per la capacità di essere fiero ambasciatore del Made in Italy, emanazione di una creatività che affonda le radici nella millenaria tradizione artigianale, culturale, artistica e musicale dell'Italia, per la volontà di condividere il sapere e far crescere i giovani attivando un processo di crescita collettiva che lo portano ad essere un modello di ruolo per una generazione di cuochi italiani, ristoratori e produttori. Per l'attenzione nei confronti degli ultimi, per le attività filantropiche delle quali si è fatto promotore, incoraggiando la cultura dell'inclusione e della condivisione. Il Consiglio di Dipartimento, all'unanimità, delibera di approvare la proposta di conferimento della laurea magistrale ad onore in direzione aziendale a Massimo Cottura. Proclamiamo Massimo Cottura, nato a Modena il 30 settembre 1962, dottore ad honorem in direzione aziendale, e gli conferiamo il presente diploma di laurea a tutti gli effetti. Abbiamo creato un laboratorio di idee, dove ogni giorno si fa cultura, ma si è anche a fianco dell'agricoltura, perché siamo diventati portavoce di una nuova generazione di contadini, allevatori, pescatori, artigiani che sono cresciuti al nostro fianco e hanno condiviso la nostra filosofia, veri e propri eroi, coloro che ci permettono di trasmettere emozioni attraverso le materie prime che ogni giorno troviamo sui nostri banchi di lavoro. Il nostro lavoro assume significato attraverso tutte le interazioni, le contaminazioni e la reciprocità che ci definiscono come squadra. Nessuna delle parti può funzionare da sola, senza il sostegno delle altre. Riconoscersi come una famiglia che condivide gli stessi valori che caratterizzano il proprio senso di responsabilità. Eravamo partiti con il proposito di celebrare il tartufo e abbiamo finito per rendere un tributo a qualcosa di radicalmente diverso: l'umiltà. Non tutti possiamo essere tartufi. Per la maggior parte siamo patate ed è bello essere patate. Grazie mille.